Ciao, e benvenuto. Micio, mi senti solo? Micio, posso? Proviamo. Allora, ciao, benvenuto al nuovo video. È arrivato il bestio. Dicevo, benvenuto al nuovo video, ciao Micio. E scusate per le occhiaie, oggi sono in versione panda più che mai. Perché oggi è il 7 dicembre, non ho fatto il ponte, sono andata a lavorare e sono appena tornata, che sono andata fuori a cena con la mia amica Silvia, siamo andate al ristorante cinese, sono ripiena come un uovo di Pasqua e sono stanca, vi dico già che probabilmente sarà recensione casino come le ultime, perciò lo sapete già. E comunque, come avrete visto dal titolo, la recensione è di questo libro. Il viaggio di Buddy, questa edizione Giunti di Bruce Cameron, che è il seguito della parte di Bailey, che avevo già fatto la recensione qui. Siccome devo fare per forza spoiler per parlare di questo libro, altrimenti non so cosa dire. Se non avete ancora visto quel video, o non avete ancora letto il libro, insomma, non sapete bene di cosa parlano, vi consiglio appunto prima di leggere, prima di vedere l'altro video, e poi, insomma, se avete letto il libro, siete interessati, sapete già com'è la storia, bla bla bla, continuare con la visione di questo video. Quindi vi lascio il tempo di decidere. Boh, ma se siete ancora qui, sappiate che spoiler per forza. Allora, vedete il viaggio di Buddy, un'altra storia per umani. Come abbiamo visto nel primo libro, viene raccontata la storia di questo cane che praticamente si continua a reincarnare in cani diversi per seguire, diciamo, le vicende di questo bambino Ethan, che poi man mano diventa un uomo, diventa un vecchietto. E il primo libro finiva con la. Fa piangerissimo il primo libro e anche il secondo, comunque vi dico già, no, non è da meno, fa piangerissimo, meno del primo, devo dire. Però anche il secondo, insomma, se la batte bene, soprattutto all'inizio. E infatti, appunto, dicevo, il primo libro finisce con la morte di Ethan. E quindi diciamo che si esaurisce anche la storia di Buddy, del suo cane, che prima era Bailey e poi nell'ultima versione, diciamo, era Buddy. E quindi si esaurisce anche la storia, finisce lì. Invece l'autore, furbone secondo me, ha visto insomma il successo del libro e ha pensato bene di scrivere il seguito, che riparte proprio con Buddy, il cane di Ethan, che noi incontriamo comunque nella sua vecchiaia e praticamente lui fa la conoscenza di questa bambina che era la nipote acquisita di Ethan, e poi, insomma, ve lo dico perché se no veramente non parlo di niente. Praticamente in questo libro lui continua ancora a reincarnarsi continuamente in vari cani per seguire la vita di questa bambina che si chiama Clarity o CJ, e fino, insomma, all'epilogo che non vi dico. Ovviamente, insomma, vi ho già detto tanto, non vi dico almeno come finisce. E insomma, segue la vita di questa ragazza, ecco. E
Questo è lui nella sua ultima versione, nella quale si chiama Toby, che tra l'altro Toby è il nome del primo cane, diciamo, quello dal quale è partito tutto nel primo libro. E vediamo cosa posso dire. Vi ho già detto tante cose, insomma. Allora, diciamo che il libro è del 2012, il primo era del 2011, quindi insomma è stata una cosa molto veloce. Riprende in tutto e per tutto lo stile del primo libro e anche il senso. E quindi noi viviamo sempre in prima persona quello che vive questo cane, quello che lui pensa, quello che noi sappiamo degli umani che lo circondano è tutto filtrato attraverso di lui, insomma. Però nonostante questo, insomma, non riusciamo a sapere tutte le cose importanti. Lo stile a me piace perché comunque nella sua semplicità, nella sua linearità, appunto è molto chiaro, però è anche suggestivo, appunto molto spesso anche commovente, però nel senso riesce a coinvolgerti e farti capire tutto quello che vuole farti capire, però in modo semplice, non come posso dire. In modo pomposo, artificioso, insomma, a me piace molto come stile, va via molto, in modo molto spedito, insomma, liscio. E la storia è molto più angosciante rispetto a quella raccontata nel primo libro, perché sta ragazza veramente gli succede di tutti i colori e ti fa proprio venire l'ansia, cioè qui ti aspetti la tragedia. Ad ogni pagina, veramente. Cioè. Invece, nel primo libro c'erano delle situazioni un po' di tensione ogni tanto, però qua veramente, cioè, ti aspetti che succeda. Mamma, che capito! E ti aspetti che succeda di tutto ad ogni pagina, quindi è un po' più ansiogeno. Posso dire che secondo me, potevo benissimo fermarsi al primo. Questa è stata un. Ripeto, secondo me, sicuramente l'avranno richiesto i fan, insomma, dopo l'uscita del primo libro, visto il successo e tutto quanto. Però secondo me è stata una cosa un po' commercialotta, tra virgolette, nel senso cavalcare l'onda del successo, perché effettivamente non dà niente di più rispetto al primo libro, sì. Viene raccontata un'altra storia, che quindi, ok, va sempre bene. Anche per passare il tempo, insomma, le storie ci arricchiscono sempre, secondo me. Però appunto non dà niente di più rispetto al primo. Cioè, noi ovviamente facciamo il tifo per questo cane dall'inizio alla fine, ci mancherebbe altro. Però insomma, lo amavamo già nelle prime versioni, ecco. Lui ovviamente in ogni vita che attraversa impara delle cose diverse, impara anche a rapportarsi con gli umani in modo diverso. E secondo me è quello che racchiude e sintetizza meglio quello che lui è alla fine, insomma, è quello che gli viene detto appunto nella sua ultima vita. Gli dicono: sei un cane saggio, Toby. Un cane saggio in un corpo giovane. Perché appunto lui, anche se ogni volta ripartiva da cucciolo, diciamo, conservava sempre le sue esperienze, il suo vissuto. Quindi lui si comporta anche in modo anomalo per un cucciolo, perché è sempre quello più tranquillo, quello che si fa i cavoli suoi, quello che sa già come comportarsi, è già educato praticamente. Quindi spicca anche tra gli altri cani, insomma. E poi vediamo cos'altro volevo dire. Scusate, mezzanotte. Però dovevo farlo oggi per forza.
perché ovviamente sono in ritardo come al solito in biblioteca, devo riportarlo. Domani viene mio fratello a trovarci, quindi non ho tempo di farlo. E quindi ho detto lo faccio adesso, se no mai più. E appunto ci tengo a farlo perché so che tante ragazze che mi seguono sono interessate a questo tipo di libri come me. E sì, vi consiglio anche questo. E assolutamente vi consiglio il primo. Sì, se amate i cani, gli animali in generale, anche i cani, cioè dovete leggerlo per forza. Questo se vi avanza tempo, non è necessario, però anche questo comunque è bello, non ho detto che sia brutto o okay, che, solo che non era necessario, cioè potevo benissimo finire con il primo, però comunque visto che c'è, insomma approfittiamone. Leggiamolo e apprezziamolo perché comunque è bello, insomma. E niente, fatemi sapere se l'avete letto, se avete letto il primo, se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, cosa pensate del libro, magari pensate che sia una cavolata totale, che può anche essere, per carità, dico mica di no. E spero di aver detto tutto quello che volevo dire, soprattutto perché si è resettato il cervello. Appena mi sono seduta, ho detto faccio la recensione. Qua è andato in tilt tutto, non mi ricordo più niente. Va bene. E vabbè, comunque spero che in ogni caso la recensione sia piaciuta. È abbastanza breve anche, quindi dai, neanche tutto sommato pesante, penso che si possa fare. E niente, solite cose. Se il video vi è piaciuto, spero di sì, ovviamente, magari mettete un mi piace, condividete. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se non siete iscritti alla pagina Facebook, iscrivetevi alla pagina Facebook. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi su Instagram. E vabbè, basta. Poi un bacino alla Buffy. Un bacino alla Buffy. E vabbè. Sentite la scimmietta che batte i piatti come Homer qua dentro, ecco. Esattamente. Vabbè, basta. Ho detto tutto. Scusate sempre per il video incasinato, così senza senso, ma vi ho spiegato il motivo. E ripeto, spero che comunque il video vi sia piaciuto e che vi possa essere utile per le vostre letture, per magari consigli di lettura. E al prossimo video. Ciao, baciati e buonanotte.